Matteo Giunta per nuoto.com. Matteo, qual è l'obiettivo di questi assoluti? Ovviamente a parte conquistare anche sul campo quel pass di 200 che già aspetta Fede. Ma è vedere a che punto siamo. Dopo un periodo di preparazione abbastanza intenso, vedere un pochino quali sono i risultati e poi una settimana di vacanza e ripartiamo per l'ultima parte, quella più importante. Senti, ormai è quasi un decennio che vi lega da tecnico e nuotatrice. Come hai fatto a motivare Federica in questo anno difficile della pandemia a tenere viva le sue motivazioni fino a Tokyo? Diciamo che lei ha una forte motivazione interiore. Devo confessare che comunque non è stato facile, perché già arrivare alle Olimpiadi a 32 anni era qualcosa di difficile, e dover ritardare di un'altra stagione non è stato semplice. Però lei l'ho vista comunque determinata, con tanta voglia, tanta fame di ancora di macinare chilometri, di spingere forte in allenamento, e quindi eccoci qua. Qualche segreto ce lo racconti? Hai cambiato qualcosa negli allenamenti o è rimasto tutto uguale? Siamo sempre partiti un pochino gradualmente, quindi la prima parte di stagione è stata una parte di stagione abbastanza soft, questa è una parte intermedia e adesso l'ultima parte sarà quella più dura e più intensa dal punto di vista appunto degli allenamenti. Quella in cui anche spaventare un po' le rivali, no? Quali saranno secondo te quelle più da temere a Tokyo? Purtroppo tante. Tante, perché il 200 stile libero è diventato ormai da qualche anno una gara di un livello qualitativo elevatissimo. Si è visto anche l'ultimo mondiale di Guangzhou, saranno 4 atlete sotto il muro di 1,55, in più ci sarà il ritorno della Ledecky, ci sarà il ritorno dell'australiano McKinnon, insomma più c'è la cinesina adesso nuova che in questo anno di stop è riuscita ad allenarsi bene, non so in che modo, e quindi tanta carne al fuoco. Senti, qua al tuo fianco c'è un cartello con See you in Rome 2022. No. Secondo te, Federica, c'è qualche speranza di vederla ancora? Allora, mai dire mai, ma andando avanti così arriva a nuotare fino a 40 anni e onestamente per una donna soprattutto è difficile, quasi impossibile. Un uomo magari ce la può fare, perché solo mettere su famiglia, faccio un esempio, non è lui che poi ha tutte le, diciamo, le problematiche del caso. Per una donna già arrivare a 33 anni è stato qualcosa di incredibile, indescrivibile. E dunque invece tu stai facendo qualche pensierino, cosa farai dopo Tokyo? Cioè, no, Matteo Giunta tecnico. Nessun programma a lungo termine. C'è sempre in ballo l'International Swimming League, vediamo il prossimo anno che cosa, quale sarà la stagione, già qualcosa è venuto fuori e sono convinto che potrà essere ancora più entusiasmante, ancora più divertente il prossimo anno. Ti sei divertito a fare? Tanto, sì, è un format che mi piace tantissimo, e anche stare in gruppo, stare in questo anche quest'anno in questa sorta di bolla è stato veramente divertente.